profumo. Eccolo Giorgio Perlasca, lo vedete mentre passeggia per le vie di Padova con la moglie Nerina. È un signore anziano, è nato nel 1910 e quindi oggi ha 80 anni. La sua giornata è quanto di più normale si possa immaginare per un pensionato: un incontro al bar sport con gli amici, un vecchio ricordo di calcio, una partita a carte, un appuntamento nel pomeriggio al parco con ancora ricordi di calcio, li vedete, al bar dello sport, e poi nel pomeriggio un appuntamento al parco con il nipotino Riccardo. Ecco, ma Giorgio Perlasca non è un uomo qualunque. Infatti, che non sia un uomo qualunque lo testimoniano le motivazioni ufficiali dei riconoscimenti che Giorgio Perlasca ha avuto in Israele, dallo Stato di Israele, e in Ungheria, dalla Repubblica Ungherese. Un estratto di queste motivazioni, ve le leggo. Per essersi riconoscimento a Giorgio Perlasca, per essersi inventato la carica di console spagnolo a Budapest nel 1944 e per avere in questa funzione di console inventato contribuito in maniera determinante a salvare più di 5.000 famiglie ebree ungherese destinate alla deportazione nei campi, nei lager e quindi alla morte. Ecco, qui siamo in Israele circa un anno fa, il 23 settembre dell'89. Al signor Perlasca, che vedete, viene conferita la cittadinanza onoraria di Israele, la massima onorificenza, l'albero dei giusti, che viene piantato vicino a quello di Wiesenthal, l'uomo che ha dedicato l'intera vita alla caccia dei criminali nazisti, e a Raoul Wallenberg, il diplomatico svedese, che sempre a Budapest è riuscito a strappare alla deportazione migliaia di ebrei. Queste sono le cerimonie, ecco le vedete, in suo onore.